Passeggiato lo scorso consiglio comunale, porte chiuse, regolamento a quanto pare violato, articolo comma 6, articolo 49. Ma è stata violata la procedura, non la sostanza. Il regolamento comunale prevede che nel caso in cui si affrontino temi di carattere tipicamente personale e di giudizio sulle persone, si possa chiedere e ottenere la discussione in forma riservata. Non è stata seguita correttamente una procedura perché si sarebbe dovuto o votare o comunque quantomeno far intervenire i capigruppo, quindi l'errore è procedurale, non di sostanza. Siccome in quel caso, in quella particolare occasione, è stato chiesto un giudizio anche comparativo tra la persona che io avevo deciso di nominare nel consiglio di amministrazione di Nove Acque e altri soggetti che occupano ruoli analoghi, è evidente che quando poi si parla di persone, si fanno dei confronti e soprattutto si parla dei loro emolumenti, la riservatezza è d'obbligo e quindi non ci ho visto francamente nulla di strano. Tra l'altro ricordo che in situazione assolutamente simile è avvenuta esattamente la stessa cosa durante la legislatura Fanfani, quindi non è la prima volta che si parla di queste cose. Poi se la si vuole strumentalizzare è un altro discorso. Io sono presidente della commissione controllo e garanzia, che è l'unica commissione che va alla minoranza e che è la commissione che deve verificare il reale rispetto dei regolamenti e delle norme del consiglio. Bene, l'articolo 49,6 non è stato rispettato con la decisione di Mattesini, la commissione da me presieduta è arrivata a questa conclusione unanimemente a livello verbale, di fatto poi nell'atto scritto che io ho portato, che stigmatizzava il comportamento del Presidente nel non aver rispettato quell'articolo, la maggioranza non ha seguito le minoranze, l'ultimo Consiglio Comunale è stato chiuso in maniera illegittima. Ma Angelo Rossi ha presentato una richiesta, diciamo, di modifica di questo regolamento, le minoranze lo voteranno? Personalmente la condivido in un impianto generale che stiamo discutendo come capigruppo, nella conferenza capigruppo, di revisione di tante parti del regolamento, non solo questa, perché ce n'è un'altra rispetto alle mozioni di sfiducia, insomma c'è da fare un bel pacchetto di modifiche che, come tutti i regolamenti, spero venga votata all'unanimità.